Eccomi tornata con un nuovo video e indovinate? Video haul. Era un po' di giorni, insomma, volevo fare un giro da OVS Scarpe Scarpe per scrutare un pochino gli stand Essence e Catrice. E, prima però di iniziare con le cosine di Essence, vorrei mostrarvi un acquisto che invece ho fatto nel weekend. Vorrei ringraziare la ragazza che me l'ha segnalato, che qui a Roma si trovano, diciamo, i correttori dei Ramebili Instant Anti-Age alla Ipercop di Roma 2 e quindi finalmente l'ho trovato. Appunto, è il famoso correttore e cancelletà della Maybelline. L'ho provato ieri per la prima volta e l'ho provato con voi nel video che vi lascio qui, il Back to School. Ha questo applicatore con la spugnetta che, diciamo, mi piace molto per applicarlo e stenderlo, ma non so, magari fatemi sapere se è solo una mia impressione. Ho l'impressione che si sprechi davvero tanto prodotto con questo aggeggetto. Non lo so, sta di fatto che la prima impressione ieri è stata a dir poco positiva. Allora, volevo questo correttore per un motivo semplicissimo. Adoro il mio correttore compatto della Sobio, che vedete spessissimo nei miei video, ma ultimamente ho delle occhiaie davvero molto marcate, che quello comunque non me le va a coprire. E quindi volevo appunto qualcosa che mi aiutasse con questo cavolo di occhiaie. E ieri, allucinante, l'ho messo e, cioè, miracolo, me l'ha praticamente, non dico levati totalmente, ma veramente bello. Un bel effetto, è molto molto luminoso, anche adesso ce l'ho. Comunque vedete, non si vede proprio l'occhiaia, veramente ottimo. Comunque questa primissima impressione. Passiamo invece alle cose Essence. Allora, come sapete, negli stand ci sono un sacco di cosine a 1,19 euro. Vi dico, io ieri sono andata in due stand, uno OVS e uno Scarpe Scarpe. Erano praticamente quasi del tutto vuoti, quindi queste poche cosine che ho trovato, anzi mi reputo anche fortunata ad averle trovate. Allora, partiamo dal pezzo forte, lo lascio per ultimo. Allora, ho preso un top coat perché tutti quelli che ho mi stanno o finendo o sono diventati talmente collosi che sono praticamente inutilizzabili. E questo sinceramente non l'ho mai provato e ho preso questo qui, Essence Gel Look Top Coat. Io adoro quello. Si chiama? Damn Better Gel, quello con un perfetto gel con la boccettina nera e tant'è che non si trova più in giro perché è andato fuori produzione, ma un po' di mesi fa l'avevo trovato sul sito Cosmetic for Less e subito l'ho preso, però anche quello ormai oddio, forse tra tutti è ancora il meno peggio, ma sta diventando parecchio collosetto, che è una cosa che mi urta. Insomma, per 1,19 € ho voluto provare questo e vedremo. Vedremo, insomma, com'è. C'è scritto XXL Shine. Quindi a me più che altro, oltre al fattore di lucidità, mi interessa più che altro la durata, perché con quello appunto, con la boccettina nera, la durata è veramente molto lunga degli smalti, cioè mi dura anche una settimana, quindi. Poi, sempre per quanto riguarda le unghie, un altro smalto. C'erano diversi smalti a 1,19 euro, però ne ho un bel pochetti. E quindi mi sono trattenuta e ne ho preso solo uno, che è il numero 149 Hello Marshmallow. Che è questo bellissimo lilla, diciamo color lavanda, direi quasi. Che ha all'interno tutti quanti i riflessi violacei. Spero che lo riusciate a vedere. Sembra molto molto carino. E sono i classici Color and Go della Essence. Tutti quanti i prodotti che vi faccio vedere adesso, che ho acquistato a 1,19 euro, sono prodotti che, diciamo, finiti questi saldi, non si troveranno più perché sono fuori produzione. Ci tenevo a dirlo. Sempre per quanto riguarda le unghie,
Ho preso una penna per cuticole, che è questa qui. Non so cosa si legga. C'è scritto della Studio Nails Nail Peeling Pen. E qua sopra in piccolino c'è scritto penna ammorbidente cuticole per cuticole, innovativa penna con effetto massaggio per ammorbidire le cuticole, applicare il prodotto sulle unghie, bla bla bla. Comunque, me la apro con voi. Figa. Non l'avevo ancora aperta. È questa penna con questi dentini che appunto se si gira il cosino qua dietro e esce del prodotto e passato sulle cuticole va a fare appunto con questi dentini una sorta di scrub e massaggio. Boh, la trovo una cosa carina, tra l'altro sta per finire il mio ammorbidente per cuticole, non so come chiamarlo, sempre della Essence, e quindi ho pensato di prenderlo. Diciamo, questi sono i prodottini più. Poi, per quanto riguarda invece il make-up, c'erano parecchie cosine in sconto, ma come vi ho detto io non ne ho trovate molte. Ho preso questo matitone della Essence e lo Stays No Matter What, che è un matitone per occhi. Questa è la colorazione 05 Cute Copper, che è bellissimo. È appunto questo colore ramato, che come vedete con la luce è molto molto luminoso ed è molto carino. Io di questi matitoni ne presi uno tipo appena uscirono e sul beciolino, che però non si sa per quale motivo mi si era rotto e quindi l'ho usato davvero molto molto poco. E questo qui mi piaceva molto, anche il fatto che era questo colore, che insomma anche steso su tutta la palpebra rimane molto carino, anche nella piega dell'occhio, nella rima interna. Quindi comunque per 1,19 euro, comunque un matitone molto versatile. Poi ho trovato un prodotto che volevo provare da tanto tempo. Sento gente che ci si trova benissimo e gente tipo che lo odia, quindi non lo so. Ed è questo eyeliner della linea. E boh, non so se è una linea, è Love Punk. E Jumbo Eyeliner Pen. Ed è appunto un pennarello con questa punta cicciottella. Lo provo anche questo adesso con voi. Di un bel nero intenso, come vedete. Dato che io comunque sono un po' imbranata nel mettere l'eyeliner, cioè preferisco di gran lunga o applicarlo con il pennellino angolato, un classico, che è diciamo il modo in cui mi viene meglio in assoluto, oppure gli eyeliner in penna, perché avendo la puntina un po' più dura riesco a fare la linea molto più precisa e riesco anche a regolarla meglio se la voglio sottile, se la voglio più piena. E quindi questo qui ha la punta bella duretta e penso che riuscirò a farci delle belle righe d'eyeliner. Ancora non l'ho provato e per 1,19 euro lo volevo provare. Come vedete il nero è un bel nero pieno e quindi lo proverò. Fatemi sapere se ce l'avete e come vi trovate, perché ho letto di gente che ci si trova benissimo e di gente tipo che gli fa schifo, quindi non lo so. Il pezzo forte è un ombretto, che sono gli ombrettini duo della Essence della collezione 3D. Ed è questo ombrettino, il numero 11, Irresistible Foxtrot. Ed è un colore fantastico. Tra l'altro, tutto il trucco occhi che vedete adesso, l'ho fatto con questo ombretto. Magari ve lo zoom. Eccolo qui. Come vedete, ho messo come base un matitone color salmone e all'inizio dell'occhio ho messo il colore più chiaro e nella piega quello più scuro. Sembra molto più rossiccio dalla videocamera, ma in realtà diciamo è più arancionino e sfuma più sul marroncino. Non so perché.
Comunque, torniamo a noi. Questo ombretto è fantastico. Tra l'altro, sicuramente l'avete visto, che io lo uso nell'ultimo tutorial che ha fatto anche lei, Back to School. Ormai questo tutorial impazza nel web. E allora, il colore chiaro è questo arancionino. Che però una volta steso e sfumato non è comunque un arancione forte, come potete vedere, cioè vedete rimane davvero molto molto leggero, non si vede appena. Infatti appunto ho messo come base questo matitone color salmone per farlo vedere, insomma, perché altrimenti il colore chiaro. E il colore scuro è un marrone molto molto bello con dei bellissimi riflessi, che tra l'altro vedo anche molto bene abbinato al matitone che ho comprato. Quindi magari li abbinerò anche insieme. Ha dei bellissimi riflessi questo marrone. E quindi anche questo ombretto è 1,19 euro. Queste erano tutte le cosine Essence. Prendo una salvietta e pulisco la mano, perché adesso arriva, diciamo, secondo me, il pezzo forte. Sono entrata da Kiko e il mio ragazzo mi ha fatto un regalino. E intanto io adoro il packaging. Praticamente stavo dietro a questa palette da un sacco, ma ogni volta dicevo: dai, un'altra palette, ne ho troppe. Ma in realtà la volevo tantissimo. Ed è la Street Fashion Eyeshadow Palette. E io ho preso la numero 01 Harmonix Wing. Allora, la cosa che adoro in assoluto di più di questa collezione Kiko è che il packaging, oltre ad essere carino nella scatolina, che io tendenzialmente butto sempre, è bellissimo ed è riportato uguale anche nel packaging appunto del prodotto stesso. E questa trovo che sia una cosa molto carina perché, boh, soprattutto per le edizioni limitate, avere è proprio una cosa unica secondo me. Ha tutti quanti i brillantini qui. È davvero bellissimo. E anche qui dietro c'è scritto palette di ombretti ad alta pigmentazione. Ta-ta-ta-tan. Ha uno specchio enorme e questa è la palette. Diciamo che è una palettina adatta molto all'inverno per i colori scuri che ha e per creare degli smoky secondo me fantastici. Infatti sono la maggior parte colori opachi o perlomeno non sono, alcuni sono satinati ma non glitterati appunto con dei glitter evidenti. Vi faccio vedere gli swatch. Ah, iniziamo, vedete lo specchio è tipo enorme. E iniziamo dall'illuminante. Sono davvero molto pigmentati. Forse l'illuminante è quello meno fra tutti. Che infatti non si vede, sta tipo qui, ma ok. Partiamo dal primo colore in alto. No, il nero, il primo colore in alto, il nero, come vedete è molto molto pigmentato ed è un nero opaco. Andando in basso troviamo un marroncino. Anche questo, come vedete, molto pigmentato ed è diciamo un classico marroncino taupe per la piaga dell'occhio che io adoro. Abbiamo poi un marroncino, però che non è proprio un marroncino, lo definirei più color malva, appunto una punta di viola all'interno. E questo è leggermente satinato. Questo mi piace tantissimo. Tra l'altro, sono dei colori che utilizzo davvero molto nella stagione invernale. E infine, per ultimo, c'è questo che è un grigio chiaro, che è questo qui. E anche questo è leggermente satinato. Questo, forse, fra tutti, è il meno scrivente.
Eccolo qui alla fine, infatti si vede anche dalla luce che è più satinato rispetto agli altri. La trovo una palette davvero molto molto carina e ci sono anche altre due varianti di colori, però sono onesta, nelle altre due c'era sempre almeno un colore che non mi piaceva proprio. Quindi, boh, insomma, avere quanti sono? 5 colori, già uno o due, non usarli, sinceramente mi rodeva un attimo. Invece in questa, onestamente, mi piacciono davvero tutti, quindi li utilizzerò senz'altro. E questa qui scontata, anche se è un regalo, comunque l'avevo vista, mi viene solamente 5 euro. Non so dirvi a prezzo piano quanto veniva, perché non me lo ricordo, sinceramente. Se non sbaglio, intorno ai 15, può darsi. E poi, cioè, il packaging è fantastico. Troppo bello. E in realtà, diciamo, il mio shopping è finito. Ma non so quando riuscirò a caricare questo video. Comunque volevo dirvi anche quest'altra cosa. Con Donna Moderna, come sapete, la scorsa settimana ci sono stati gli smalti Laila. E in questa settimana, in omaggio, c'è questo shampoo della Viewpoint che si chiama Speedy Hair. Ed è appunto, diciamo, uno shampoo acceleratore di crescita. Dice che i capelli crescono 2 volte più velocemente, scientificamente provato. Non penso sia bio, dato o comunque bio con un buon inci. Boh, magari se riuscite a vedere l'inci, ma insomma, sinceramente dubito, io non ne capisco molto. Però insomma, per 1,50 euro insieme alla rivista mi aveva incuriosito e volevo provarlo. Tra l'altro, invece, la prossima settimana ci saranno i bagno doccia di Tesori d'Oriente che io adoro, quindi assolutamente penso lo prenderò. E niente, ragazzi, questo era il mio mini shopping che volevo farvi vedere. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete provato qualcosina di queste cosette, soprattutto quelle Essence. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Piccola cosa che mi ero scordata di dirvi. Vi ringrazio ancora per le tantissime iscrizioni che sto ricevendo e vi ricordo di continuare a partecipare al giveaway che vi lascio qui il link. Adesso giuro che vi saluto. Ciao!